punti più nascosti e meno conosciuti. Sì, devo dire che è un po' una sfida questa, perché ho iniziato con il Lago Maggiore, poi ho proseguito con il Lago di Lugano e ora il Lago di Como. Sì, il Lago di Como è sicuramente uno degli elementi del paesaggio lacustre più importanti, soprattutto sotto un profilo di turismo. Lì nasce proprio il turismo che scende dalle Alpi, il Grand Tour. Nascono poi quei luoghi fantastici che sono Menaggio, Bellagio e Varenna. Però questi sono i luoghi più frequentati. Ecco, io ho cercato di dare un taglio un po' particolare alla mia guida. Si passa ovviamente dalla strada Regina piuttosto che dal sentiero del viandante che corrono a occidente e oriente lungo le sponde, ma poi ho voluto anche passare oltre, salire lentamente verso le cime e toccando itinerari poco frequentati. Ecco, una cosa che io amo fare è fare soprattutto itinerari ad anello. Proprio perché così il camminatore, l'escursionista ha la possibilità di non rivedere lo stesso paesaggio, lo stesso panorama, ma di fare una giornata piena, toccando diversi elementi, diversi luoghi e ovviamente scoprendo diverse realtà, sia architettoniche sia storiche. Dunque, entrambi siete fotografi, quindi volevo chiedere a Cesare come si fa una fotografia, visto che è parte anche importante di una guida, per una guida. Beh, innanzitutto deve essere inerente all'argomento di cui si sta parlando, cioè nel senso se spiego e descrivo un certo itinerario, ovviamente devono esserci delle foto molto significative riguardo l'itinerario, quindi non solo l'ambiente e il paesaggio, ma spesso si cerca anche di inserire, compatibilmente ovviamente con lo spazio, anche delle foto in cui si vede il percorso, in modo che già anche senza proprio andare a leggere la descrizione si possa vedere un minimo di che cosa stiamo parlando. E poi una fotografia nasce con impegno, passione e moltissima pazienza, che ci sono immagini molto particolari con delle luci molto ricercate o luci di alba, di tramonto o luci di temporali che in realtà vanno cercate, cioè non è solo una questione di fortuna, si cerca di capire qual è l'ora giusta a seconda della stagione, l'ora in cui la tale montagna diventerà rossa o l'ora in cui le nuvole si coloreranno. E spesso nei libri cerco di inserire le foto che sono anche la sintesi di anni e anni di appostamenti, cioè spesso vado nello stesso luogo molte volte per cercare di trovare quella che secondo me poi è la foto migliore. Io credo che si possa riassumere in questo modo un po' quella che è l'attività del fotografo di paesaggio.